a tutti voi, buongiorno Don Domenico. Buongiorno Virginia, buongiorno a tutti. Ben arrivati e buongiorno ai nostri assaggiatori. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno Carlo e buongiorno Anna Maria. Allora Don Domenico, oggi vedo tanti belli ingredienti, specialmente questi che piacciono tanto a me. Che profumo di fragola. Come sarà questa puntata oggi? Guarda Virginia, oggi secondo me sarà lunare. Lunare. Io direi spumeggiante e un pochino fredda. Oh mamma mia. Le fragole di solito preannunciano la primavera. La primavera. Perché fredda, Carlo. Chissà che ci fa pensare, mamma mia, Don Domenico. Vabbè, noi facciamo finta di niente, andiamo avanti con la ricetta del convento. Come utilizzeremo queste fragole? Allora faremo una torta primavera di Santa Rita. Oh, che meraviglia! Torta primavera dedicata a Santa Rita. A Santa Rita. Bellissimo, allora la faccio proprio con gioia. Come facciamo? Sì, intanto dobbiamo frullare le fragole con lo zucchero. Benissimo, allora le puliamo. Quindi le fragole quante, Don Domenico? Un coltello. 150 grammi per 300 grammi di zucchero, quindi lo zucchero deve essere il doppio del peso delle fragole, è vero? Sì. Allora, quindi le faccio a pezzettini, Quanto mi piacciono le fragole, Don Domenico, anche così, A chi lo dice? Sto resistendo a non mangiarla. Virgia, a chi lo dice? È vero. Tu, alle volte a te è soltanto un desiderio, no? Sì. Invece a me è una realtà, perché io li coltivo, ne ho piantate tante quest'anno. Ma no? Ne avete tante? Sì, sì, ne ho piantate tante, per cui li vado a raccogliere anche io, E allora devo fare uno sforzo, no? A cercare di non mangiarle per poterle portare in comunità. Ma ne ho piantate un bel po', per cui Don Domenico, non mi posso venire a trovare. Non c'è pericolo che mancano gli altri. Se no, faccio tabula rasa nel vostro orto. Voi, signori assaggiatori? Pure noi, guarda. Una ne raccogli, 10 ne mangi. È vero. Le fragole vanno via così. Frullo, Sì. Ecco qui. È venuta già una bella cremina. Secondo me andrebbe già bene anche solo questo. Già è il profumo. Ecco, allora la metto in questa... ciotola. Prima le uova, giusto? Sì, mettiamo le uova. Allora, le uova... Le posso già mettere io, allora? Sì, sì. Quindi le tre uova, ci mettiamo l'olio? Sì, un pochettino di olio. Tre uova, l'olio, quanto olio, Don Domenico? Poco, 60... 60 millilitri. Bene, lavoriamo tutto. Don Domenico, è vero che le fragole ci piacciono, ma dobbiamo avere un atteggiamento discreto. Bisogna essere discreti quando ci piacciono le cose. Discreti ecco, in tutto, perché in questo modo noi la nostra volontà si rafforza, no? Quindi non dobbiamo mai cedere anche di fronte alle cose che ci piacciono, ma mangiarle con moderazione. Certo, certo. Anche se Don Domenico, il giorno della festa di Santa Rita, viene proprio il 22 di maggio, quindi comunque piena primavera, perciò questa torta si chiama primavera. Sì, anche questo è un motivo. Però metto anche il latte. Però io suggerisco che le fragole si trovano, diciamo, in un lungo periodo, perché ci sono le fragole rifiorenti, no? Che si trovano fin dall'inizio della primavera, fin tutto l'estate, fino all'inizio dei freddi, per cui noi la possiamo proporre altre volte, no? Anche in onore di Santa Rita. Spesso. Aggiungiamo poi 300 grammi di farina setacciata. La scorza di limone ce la siamo dimenticata. Sì, la mettiamo adesso, va bene uguale, sì. Ecco qua. E ricordati anche del lievito che dobbiamo aggiungere. Il lievito. Una bustina. Sì. Che dite, signori assaggiatori? Una bella torta dedicata a Santa Rita. Siete devoti di Santa Rita? Beh, io direi che sono circondato da Rite. Ah, Rita sì? È mia sorella, innanzitutto. Poi Rita è una mia carissima amica, con cui ogni anno andiamo su al santuario a fare la nostra festa. A Cascia, sì. Certo, ma penso che quasi tutti gli italiani, almeno una volta all'anno, vanno a ringraziare o a chiedere una grazia a Santa Rita, che è la santa delle cause impossibili, vero, Don Domenico? Sì. Sono stata anch'io a Cascia, naturalmente, anni fa, e ho un ricordo bellissimo, specialmente pensando a quel roseto.
Il che meraviglioso. Meraviglioso. E quindi, insomma, lì proprio c'è un'atmosfera magica quando sei lì. La Santa delle Rose, la Santa delle Rose. Allora, ecco qua. Abbiamo messo adesso il composto in una teglia piccolina, insomma circa 22-24 centimetri, inforniamo a che temperatura e per quanto tempo? 180 gradi, 40 minuti. 180 gradi, 40 minuti, Don Domenico, sistemiamo un po' tutto perché sta per arrivare la nostra ospite. Allora, sentiamo cosa ci suggerisce oggi il nostro giradischi. Vai con la musica. Tintarella di luna. Buongiorno. Ma che bella musica allegra! Buongiorno Virginia! E abbiamo, pensate un po', Rita! Oggi c'è Rita Aprile che viene da Civitella San Paolo in provincia di Roma, un bellissimo paese al confine con la Sabina. Sì, esattamente. Vicino Fiano Romano. Sì. Allora Rita, noi vogliamo tantissime ricette, già te lo diciamo, Fino alla fine della puntata sarà un susseguirsi di ricette. Dici da cosa iniziamo? Iniziamo da una ricetta, non ti dico subito che cos'è. Ok. Ti dico soltanto che mi serviranno dei rotoli di pasta sfoglia. Sì. E un coppa pasta. Allora ti prendo tutto, ecco qui, due rotoli, coppa pasta c'è? Benissimo. Perfetto. Ti prendo anche un tagliere, facci vedere che cosa fai con questo rotolo. Ok. Lo apriamo? Certo. Vai. Allora, lo srotoliamo. Sì. Chissà che ricetta faremo, eh? Quando c'è la pasta sfoglia. Molto semplice, sì. Veloce, ma speziosa. Ecco. Speziosa. Una cosa che potrete utilizzare... Non lo so, per un antipasto, per un aperitivo. Benissimo. Tolgo, eh? Sì. Vai. Allora, prendiamo il coppa pasta. Questo sarà più o meno un 12 centimetri. Sì. E si fanno dei cerchi. Ne facciamo, con ogni sfoglia ne vengono più o meno 4. Senti, quindi. Poi è necessario anche prendere uno stampo da muffin. Esatto. Va imburrato e infarinato? Molto bene, altrimenti... Va imburrato e infarinato molto bene. Molto bene. E poi ci adagiamo dentro questi dischi. Esatto. Va bene? Sono sempre più curiosa, il mistero si infittisce. E allora, se anche voi siete diventati curiosi delle ricette che ci presenterà la nostra Rita, ci vediamo qui. Quando? Tra pochissimi. Tra pochissimi minuti. Cucinando con la bravissima Rita Aprile e stiamo facendo, ancora non abbiamo capito che cosa, quindi ecco, cosa facciamo con questi dischi di pasta sfoglia? Faremo dei cestini di uova al forno. Cestini di uova al forno, un ottimo antipasto ma anche una buonissima cena, come ci diceva prima la nostra Rita. E questi vanno messi in forno, giusto? Sì, prima li ungiamo poco poco. Allora, ungiamoli un poco, prepariamoli tutti, mettiamoli in forno e poi vi do gli ingredienti per preparare questa ricetta. Ungiamo quindi mettiamo un pochino di olio extravergine. Sì. Sul bordo. Ecco, quindi solo i bordi si devono ungere. Solo i bordi. Benissimo, ti do una mano. E poi con una forchetta puoi fare questo, puoi bucherellare tutti i cestini. Ecco, allora, Don Domenico, volete fare voi bucherellate? Ecco, mettiamo in mezzo. Facciamo un lavoro d'equipe, eh? Benissimo. Perfetto. Ecco qua. E allora, siamo pronti per infornare a che temperatura e per quanto tempo? Facciamo un 180 gradi per 5-6 minuti. 180 gradi, 5-6 minuti. La ricetta certamente non è finita qua, perché adesso vi detto gli ingredienti. Eccoci.
Che profumo la vostra torta. Hai sentito che Don Domenico ha fatto una torta dedicata a Santa Rita? L'ho vista. Bellissima. Nella tua famiglia c'è una devozione, immagino. Esattamente, sì. La tua mamma? La mia mamma, sì. Sì, perciò ti chiami Rita. Proprio per questo. Come succede a tanti di noi. Allora, vi do gli ingredienti per preparare i cestini di uova al forno. Occorrono 8 uova, 2 rotoli di pasta sfoglia, 8 fette di formaggio morbido, sale, pepe, prezzemolo e olio extravergine d'oliva. Allora, veramente è una ricetta di quelle semplici ma sfiziose ed originali. Come va, signori assaggiatori? Guarda, noi benissimo. Adesso, vedi, Carlo sta mettendo lo zucchero a velo, ma quello che io ci tengo a mettere sono le rose. Oh. Perché sulla torta di Santa Rita ci vogliono anche le rose. Ma che bello! Ecco qua. E si sente il profumo di fragole? Si sente il profumo di fragole. Adesso noi taglieremo una fetta. Sì. Vediamo se... Assaggiate, assaggiate. Sì. Grazie. Sì. Dai, dai, Anna ecco, Maria, ecco, Anna ecco, Maria ecco. Deve assaggiare un pezzetto. Un pezzettino. Come un pezzettino? Dai, vai Carlo, anche tu. Bravo Don Domenico, brava Virginia. È morbida? Virginia. Si sentono le fragole? Eccole. E allora, Don Domenico, un successone. Bravissimo. Questa torta primavera. Sarà un motivo in più di devozione verso giusto, questa Giusto, giusto, si fa ancora più spesso. Bene, allora, mentre aspettiamo che cuociano i cestini per farvi vedere come si conclude questa ricetta, andiamo a vedere intanto chi è che ci ha preparato oggi la sua ricetta del cuore. Ciao amore, mentre tu ti stai divertendo in TV, io sto cucinando per la famiglia. Lo sai che ho preparato? Ho preparato una bella matriciana. Ho preso del guanciale, l'ho fatto soffriggere e ho sfumato un po' di vino e ho aggiunto la passata di pomodoro. Adesso lo mescolo un attimino, vediamo un po' qua. Prendo, porto qui, prendo un cucchiaio, condisco bene la pasta, ecco qua, è venuta bene bene. Adesso metto un po' di pecorino e la mia matriciana è pronta. Vedi amore, tu che ti lamenti sempre, vedi che bella matriciana che ho fatto? Sicuramente sarà buonissima, i nostri figli si leccheranno i baffi. Vabbè, mi raccomando, parla bene di me, Ti mando un abbraccio, ti aspettiamo a casa e ciao amore, ti amo, ciao. Ma quanto è buona la matriciana! La matriciana è sempre la pasta, secondo me, una delle migliori in assoluto. Ma chi è lui che se la cava in cucina? Lui è mio marito, Vito. Hai capito? L'hai istruito bene? Cucina bene, Vito? È un disastro, no. Infatti temo quando tornerò a casa. Ah sì, quindi a casa, mentre tu sei qui, lui sta, lui proprio va alla grande. Sei impadronito della mia cucina, quindi non oso immaginare. Immagino, quindi ti farà trovare tutto da pulire, come fanno i mariti. Va bene, vero Carlo? Io sempre pulito. Allora, ecco qui i cestini che abbiamo cotto in forno per pochi minuti e adesso facciamo la ricetta. Sì. Facci vedere, Rita. Allora, innanzitutto dobbiamo tagliare del formaggio. Sì. Abbiamo scelto un formaggio di questo a pasta morbida. Benissimo. Tagliamo 8 fettine. Benissimo. Sottili, 1/2 cm. E ne andiamo a posizionare una sul fondo di ogni cestino. Benissimo. Ecco, allora. Devono rimanere chiari in cottura i cestini. Sì, perché poi andranno cotti insieme alle uova. E poi? E poi all'interno di ogni cestino andremo a rompere un uovo. Benissimo. Allora. Allora, dai, facci vedere. Molto delicatamente. Sì. Dopo ne facciamo fare una a Don Domenico. E piano piano all'interno del cestino. All'interno, Si va a rompere l'uovo. Benissimo. Quindi l'uovo intero. L'uovo intero. Ecco, vai, vai, Rita. Ti farò vedere quanto sono delicato. Vai. Non facciamo una frittata prima del tempo, non vediamo. Non ti preoccupare. Guarda qui. Che dici? Che dici, Rita? Va bene. Va bene? Perfetto, va bene. Quasi. È perplessa? No, va bene. Allora, vai Rita, vai. Vado io? Riempi tutti i cestini, che poi andranno messi nuovamente in forno. In forno per altri 12 minuti. Per altri 12 minuti. Vi piace questa ricetta, signori assaggiatori? Sì, è un modo per mangiare l'uovo diverso, vedi? Con la crostatina, col cestino. Invece del solito modo. Mm-mm. Questo è un modo anche per farlo mangiare pure i bambini. Sì, è carino. Tu hai due figli. Sì. Un ragazzo di 18 anni. Sì.
e una bimba di 5. Come si chiamano? 5. Lorenzo e Martina. Lorenzo e Martina. Vediamo una foto di questa bella famiglia, insomma è una bellissima famiglia. Ci mettiamo un po' di sale? Sì, un po' di sale e un po' di pepe. Vai, Don Domenico il pepe. Benissimo. Inforniamo di nuovo 180 gradi. Più o meno per 12 minuti. 12 minuti. Allora, Don Domenico, a voi l'arduo compito. Cerchiamo di non far cadere l'uovo dal cestino e inforniamo. In equilibrio. Va bene? In equilibrio, equilibrio, così noi possiamo iniziare un'altra ricetta. Questa volta vi proponiamo un primo piatto, vero Rita? Sì, un primo piatto. Ti vedo sempre preoccupata per le uova. Sono arrivata Don in Domenico, forno però. Don Domenico è abilissimo in cucina, specialmente nelle infornate. Lui è il numero uno. Allora, facciamo un primo piatto, anche questo un primo piatto un po' originale, non da tutti i giorni e anche un'idea nuova per fare la pasta, no? Perché altrimenti facciamo sempre la pasta col sugo, semplice. Mm-hmm. Invece tu cosa ci proponi? Dei paccheri cremosi con zafferano e carciofi. Mamma mia, già solo il nome ci ha riempito! E allora, paccheri cremosi con zafferano e carciofi e dovete procurarvi due carciofi romaneschi oppure quattro carciofi violetta. 450 g di paccheri freschi, 200 g di formaggio spalmabile, una cipolla tritata, una bustina di zafferano, un mestolo di brodo vegetale, del sale, olio extravergine d'oliva, prezzemolo e il succo di mezzo limone. E allora impariamo a fare questo primo piatto così gustoso, Rita. Sì. I carciofi. Sì, puliamo i carciofi. Sì. Togliamo le foglie esterne più dure. Quindi si puliscono. La parte legnosa del gambo. Giusto. Dopodiché tagliamo il gambo. E poi li tagli a spicchi. Esatto. Ecco, noi abbiamo Carlo che è l'esperto pulitore di carciofi. Carlo, a casa tua te li fanno fare sempre a te, mi sa. Sì, sempre all'incirca, diciamo, il numero minore che fanno, una quarantina. Addirittura? Sì, sì. E perché cucini? Per un esercito? No, per tutta la famiglia. No. E per condominio, primo, secondo e terzo piano. E sai cosa faccio io, Virginia? Li porto anche i miei di carciofi. E io infatti te lo stavo chiedendo, lo immaginavo. A chi la facciamo fare la cipolla, Rita, scusami? Rita, mezza cipolla o vuoi che la faccio tutta? No, un quarto. È buona Rita, Don Domenico, porta un nome importante, è buona proprio di suo. Ma poi secondo me non bisogna mai abbondare con aglio e cipolla quando si cucina, perché coprono troppo il sapore dei piatti. Hai ragione. Quindi appena un sentore. Quindi giusto un pochettino. Sì, sì. Ovviamente abbiamo messo i carciofi nell'acqua acidulata con il limone. Ce li rimettiamo subito. Ecco, per non farli annerire. Mm-hmm. E li andiamo a mettere in padella, perché si devono cuocere. Quindi Rita è molto esperta di cotture, perché a te piace proprio molto cucinare. Ma che ti ha insegnato a cucinare, Rita? Ma io più o meno ho imparato da sola. Sì. La tua mamma cucina la bene? La mia mamma sì, cucina bene, però diciamo che cucina sempre le stesse cose, ecco. Non è molto fantasiosa, la domenica sempre le solite cose, insomma. Invece a te piace molto essere creativa, sì. Allora, un po' d'olio, sì. Un po' di olio. La cipolla. Che buono. La facciamo un po' soffriggere. Sì, appena un minuto. Ecco qua. Come va, signori assaggiatori? Avete già i cestini. Beh, non è possibile, sono ancora in forno. Noi abbiamo la corsia privilegiata. Sai che noi qui riusciamo ad avere le anteprime, Virginia. Non mi dire che la talpa ha agito anche adesso. Probabilmente sì, sì Virginia. Sì. E vedi, dopo questo assaggio dovremmo fare una riflessione. A questo proposito ti vorremmo dare un'altra delle nostre regole, quelle che abbiamo scritto, vedi, con il pennino. Ecco. Allora, lo stomaco dell'assaggiatore non deve essere goloso, ma curioso. Sicuro. Per esempio io... Dovete assaggiare, non è mangiare, è molto di più. Assaggiare è poesia. È poesia proprio. Don Domenico, siete d'accordo? D'accordissimo, perché non bisogna essere golosi, perché come dice lui, il goloso non riesce a dare un giudizio, non riesce ad assaporare bene, no? Si prende dalla voglia, dal piacere e ingoia subito. Invece il cibo deve rimanere il giusto tempo in bocca, anche perché, come si dice, no?
che la prima digestione è in bocca. Allora, questi devono cuocere, aggiungiamo un po' di brodo? Aggiungiamo un po' di brodo e mettiamo il coperchio, anche un po' di sale. Allora, brodo, sale lo trovi là. Ecco, il ecco sale. Qui. Abbiamo il fatto felice Carlo. Aggiungi sì, tu un pochino il di sale brodo. L'hai messo? No, non l'ho messo. Vai, Don Domenico, aggiungete il sale. Carlo, quante ne metto? Abbastanza. Un pizzico? Un bel pizzico, guarda, ecco. Qua, vedi? Basta, basta. Anche un po' di pepe possiamo mettere. Un po' di pepe e chiudiamo con un coperchio. Allora, io butterei anche i paccheri, perché comunque 5-6 minuti di cottura li vogliamo mangiare ben cotti, al dente. Ecco qui. Mettiamo un coperchio, lasciamo cuocere e nel frattempo andiamo a preparare la crema di accompagnamento. Sì. Andiamo? Sì. Allora, facci vedere come prepari questa salsa. Ti prendo una ciotola. Sì. Cosa facciamo? Allora, dobbiamo innanzitutto far sciogliere questo zafferano in poca poca acqua calda. Prendo l'acqua calda, ecco qua. Ecco. Ci dobbiamo sciogliere lo zafferano. Guarda, lo mettiamo direttamente un pochino qua. Sì. Metto qui lo zafferano. Sì. Quindi sciogliamo lo zafferano. Con un cucchiaio? Sì, va bene. Ecco qui, un cucchiaio di acqua. Mescoliamo. Bene. E poi aggiungiamo un'altra po' di acqua calda. Sì. Qui. Sul formaggio fresco? Sul formaggio spalmabile, sì. E lo facciamo diventare una crema. Quindi piano piano. Vedi. Quindi è una crema formata appunto col formaggio, una crema questa, di formaggio. Sì, questa è una valida alternativa per chi non vuole utilizzare la panna. Io lo utilizzo spesso, sia nella pasta che nelle verdure. Vedi. Si forma una crema molto più leggera, perché poi del formaggio spalmabile c'è anche la versione light. Certo. E quindi ognuno trova... Vedi quante idee che ha Rita. Tra l'altro Rita è già da un po' di tempo ha aperto un blog bellissimo. Tu hai proprio sempre un po' lavorato in cucina. Sì. Ci hai raccontato che hai cercato di scappare dalla cucina, ma la cucina ti ha rincorso. Eh sì. È vero? Sì, si era il tuo destino proprio. Sì. Che ci si imbatte nel proprio destino, proprio sulla strada per evitarlo. Quindi hai lavorato nei ristoranti, e, insomma sei proprio diciamo un'esperta concreta. Quando lavori non ti fai chiamare chef, no, ma ti fai chiamare... Cuoca Rita, e quindi è proprio una di noi, una alla portata di tutte le signore che sono a casa. Potete anche chiederle dei consigli, mandateci delle email, perché e potete trovare tante ricette anche nel suo blog, che si chiama Rita's Kitchen. Rita's Kitchen. Allora, sto aggiungendo l'acqua calda poca per volta. Bene. In maniera che questa crema sia bella fluida. Sì. Dopodiché ci aggiungiamo lo zafferano all'interno. Ecco. Lo zafferano dentro, e quindi diventerà una bella crema gialla. Una bella crema Domenico, gialla. Avete controllato la pasta, i carciofi? Sì. Sono pronti i carciofi? Adesso vediamo i carciofi. Virginia, posso avere una forchetta? Certo. Perché? Ecco qua. È meglio. Allora, lo schiacci bene. Esatto. Secondo me anche i carciofi sono pronti. Vogliamo tornare ai fornelli? Sì, certo. Andiamo. Allora, andiamo ai fornelli e facci vedere sto come si conclude. Sto abbassando perché già sono cotti, Perfetto. Bene, bravo. Messo la... Sì. Adesso scoliamo la pasta. Sì. Si è cotta. Quindi ci teniamo direttamente, Sì, ci teniamo la pasta. Sì. Dove la scolo? Direttamente lì. Ah, quindi la pasta si scola... Con un pochino d'acqua. Con un po' d'acqua. Si scola direttamente nella padella con i carciofi. E li lasciamo un po' saltare. Benissimo, così. Perfetto. Tanto da avere un bel piatto. E poi aggiungiamo la crema? Sì, ora lasciamo un attimo insaporire. Sì. Giusto qualche secondo. Sì. E aggiungiamo questa crema. Ma che meraviglia questa ricetta. Vedo i nostri tecnici, di quel che passa il convento, che stanno tutti con gli occhi puntati sulla padella. Vuol dire che è una ricetta che piace anche voi, signore a casa. Questa è una ricetta infallibile. Bella cremosa. Bella, buona. Scusa Virginia, ma che c'entrano i tecnici? Che mi sa che voi oggi assaggiate poco. Carlo, oggi guarda che non siamo gli unici. Assaggiate poco. Non abbiamo più l'esclusiva oggi, no?
Allora, la ricetta è pronta. Perfetta, pronta. Non va messo parmigiano, nulla, perché c'è già il formaggio spalmato. Appena un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo, Don Domenico l'aggiunge. E noi siamo pronti per iniziare un'altra ricetta. Non diciamo di cosa si tratta, sappiate solo che dovete frullare dei biscotti secchi. E non si tratta della solita cheesecake. Come ha detto Carlo prima, che sentiva la puntata... Un pochino fredda. Spumeggiante. Spumeggiante fredda. Un po' sì. Gelata. Sì. Abbiamo detto anche troppo. A tra poco. Allora, stiamo troppo ridendo, vero Don Domenico? Sì, sì. Perché... Che è successo? Non avete l'idea cosa è successo qui in cucina. Appena abbiamo terminato la ricetta, i nostri operatori ci hanno assaliti. Ma non soltanto loro, nemmeno io sono riuscito a resistere, no? Al profumo, al sapore di questi paccheri cremosi con carciofi e zafferano. Per cui a stento siamo riusciti a fare un piattino per loro. I nostri guarda, ce ne sono tre, paccheri, tre. Salvati, Sono buonissimi. Stupendi. Mamma mia, che ricetta. Quella l'abbiamo lasciata per voi, metaforicamente dedicata ai nostri amici a casa. Quindi prendete una forchetta e mangiate con noi. Allora, abbiamo anche sfornato i cestini di uova. Sì. Che belli, che bel cestino fiorito, che bel prato fiorito. Ci fai vedere se quando lo apri che succede? C'è l'effetto sorpresa. Sì. Guarda. Quindi c'è proprio il formaggio cremoso e l'uovo che si è... Questo si è indurito un po' di più, sì. No? Il tuorlo. Potete lasciarlo più morbido, sì. Insomma. Quindi veramente una bellissima ricetta. Io nel frattempo ho già frullato dei biscotti secchi insieme alla nostra Rita. Sì. E ecco qui, che serviranno per fare cosa, Rita? Serviranno per fare una torta gelato cuore di panna. Insomma, già il nome è tutto un programma, già avete capito di cosa si tratta, una vera meraviglia. E allora, ecco gli ingredienti. Procuratevi 150 g di biscotti secchi, 50 g di burro, 350 g di latte condensato, 500 ml di panna vegetale già zuccherata, 120 g di cioccolato fondente e della granella di nocciole. Allora, abbiamo già frullato i biscotti secchi, poi sì. Uniamo il burro fuso. Burro fuso, quindi il burro deve essere fuso e sono 50 grammi, quindi un cucchiaio. Mescoliamo, dobbiamo ottenere un composto simile a quello, simile alla sabbia bagnata. Ecco, Don Domenico, questa è una torta gelato, che bello, vedete, la possiamo fare in casa senza gelatiera, eh? Sì, sì. Sapete, Don Domenico, tra l'altro, che il papà di Rita ha tantissimo terreno adibito soprattutto a frutteti, vero? Sono soprattutto frutta, sì. Cioè soprattutto alberi di frutta. E alberi di olivo soprattutto, un'intera collina piena di alberi Dai. Di olivo. Sì. E quindi producete anche l'olio, l'olio il famoso olio della Sabina. Sì. Don Domenico, che fa concorrenza all'olio pugliese. È molto buono e famoso anche. Sì. Senti, a proposito di seminare, ecco, io ho un biglietto che per me è tanto caro, no? Me lo porto dappertutto, addirittura ce l'ho anche nell'orso. Dice, seminare è il primo dovere. Tu semina, tanto, poco, non importa. Semina amore, perché senza amore non c'è vita. Semina perdono, chi perdona imita Dio. Semina coraggio, perché la vita è difficile per tutti. Semina pazienza con tutti, soprattutto con te. Semina gioia, essa dà valore e significato alla vita. Semina pace, è il bene maggiore e il più desiderato. Semina ottimismo, è il motore che avvia tutto. Semina fede, perché sposta le montagne. Semina speranza, essa è un amore continuo. Semina preghiera, essa è utile a tutto. Io dico sempre che bisogna seminare sempre, perché chi semina raccoglie. Giusto. Ma se noi seminiamo il bene...
no, come si dice, questo foglietto, certamente faremo un grande bene non solo a noi stessi, ma a tutti coloro che noi avviciniamo. È bello, è vero, è vero. E allora, seminiamo tutti qualcosa, nel nostro piccolo seminiamo qualcosa. Io vado avanti, quindi sì. A questo punto abbiamo fatto la base della, la base di biscotti, la base e burro, torta. Deve andare in frigorifero. Sì, la mettiamo nel freezer, nel frattempo che prepariamo la farcia. Sì. Benissimo, mentre invece noi prepariamo la parte gelata, diciamo. Il gelato, quindi dobbiamo utilizzare la panna, 500 ml di panna vegetale, sì, già zuccherata. Sì. E la devo lavorare insieme a qualcosa? No, devi soltanto montarla. Quindi montiamo la panna con le fruste elettriche, deve essere bella spumeggiante, giusto? Bella ferma. E nel frattempo andiamo a vedere in quale cucina si trova oggi Fabiola. Eccomi, sono nella cucina del ristorante Believe It, insieme al chef giovanissimo Aureliano Procacci. Che cosa ci stai preparando? Una cosa particolare? Allora, oggi andiamo a fare un cocktail di gamberi fritti con salsa arrafano. Molto semplice, è una preparazione molto veloce. Si inizia con del ketchup, un paio quindi di cucchiai. Possiamo provare a rifarlo a casa? Sì, è tutto quanto fatto per essere estremamente riproducibile. Questo è arrafano grattugiato fresco. Un cucchiaio e mezzo, il arrafano si compra intero. E si grattugia, se prendiamo il rafano già grattugiato rischiamo un flop assurdo. Qui abbiamo sale e pepe in quantità uguali, circa un pizzico. Perfetto. E dello zucchero che andrà a contrastare l'amaro del rafano e una punta di senape che ci serve per dare un tocco d'acidità alla salsa. Finiamo con un pizzico di lime. Anche il succo del lime. E la nostra salsa è praticamente pronta, questa salsa dovrebbe riposare un pochino. Vabbè, circa. Riposerà, però a casa si può. Sì, a casa dovrebbe essere fatta un'ora prima. Okay. Andiamo ad adagiare la salsa. Qui. Perfetto, quindi tu stai creando proprio un classico piatto, appunto, da street food, da mangiare velocemente con le mani per strada. Sì, un piatto per un barbecue, per fare qualcosa di un po' diverso. Andiamo leggermente ad asciugare i gamberi e senza neanche salarli. Li adagiamo sopra il piatto. Benissimo. E questi gamberi come sono fatti? Questi gamberi, la panatura è fatta col panko, che è pane in cassetta grattugiato, e per mantenerlo attaccato abbiamo fatto una pastella di acqua e farina, molto semplice, non deve lievitare, quindi non servono gas, non serve birra. Benissimo, quindi il piatto è pronto. Il piatto è pronto da mangiare, e siccome si può mangiare anche con le mani, io prima vi saluto e poi assaggio. Ciao! Ecco qui, bella, abbiamo assistito a una bellissima ricetta, vero Don Domenico? Molto bella. È sempre originale. E noi nel frattempo abbiamo montato la panna. Sì. Cosa aggiungiamo? Adesso aggiungiamo il latte condensato. Ecco, il latte condensato, questo è il segreto del gelato fatto in casa secondo la nostra Rita. Senza gelatiera. Una Marisa, senza per gelatina. Favore. Vedi, quindi aggiungendo il latte condensato vi ridò le dosi, sì. Quindi sono 500 grammi di panna vegetale già zuccherata con 350 grammi di latte condensato, otteniamo già il gelato gusto vaniglia, gusto fior di latte praticamente. Questo messo nel congelatore, sì. 3-4 ore è già gelato. Ed è già gelato. Che meraviglia! E se volete una versione più light, allora potete utilizzare al posto della panna il formaggio cremoso, sempre light, giusto? Sì. Ecco qui. Allora, prendo la base? Sì. Allora, prendiamo la base, ecco qui. La base di biscotti, che nel frattempo si sarà indurita. Sì, esattamente. E ci versiamo sopra la questa panna. Crema di gelato. Ecco qui. Vabbè, siamo tutti in visibilio. Mamma e poi mia, che bella! La livelliamo un po'. Sì, il cioccolato deve essere molto fuso. Sì. Quindi lo ricopri di cioccolato, sì. Ma questa è una delizia. Cioccolato fondente, abbiamo detto, o in scaglie o a gocce. Sì, esatto. Che quindi fate fondere o a bagnomaria oppure nel forno a microonde. E quindi una volta poi ricoperto di cioccolato, cospargiamo con della granella di nocciole. Sì. Quindi mentre tu fai questo lavoro, io voglio far vedere, perché poi ovviamente deve andare in freezer, vero? Per in quanto freezer. Tempo? Per almeno 3-4 ore.
per 3-4 ore e questo è il risultato, signori assaggiatori! Mi sta volando, guardate che meraviglia! Vabbè, è ecco. Tutto gelato! Don Domenico, tenete questa torta sotto controllo, io la metto qua, Non si deve muovere, perché adesso avviamo subito l'ultima ricetta, è sempre una ricetta dolce, fatta con un frutto buonissimo e sono le pesche. Prendo le pesche? Sì. Che facciamo? Facciamo una torta velocissima con le pesche. Una torta velocissima con le pesche, la ricetta dell'ultimo minuto, vi dovete procurare 6 pesche nettarine, 200 g di zucchero, 200 g di farina 00, 2 uova, vanillina, lievito per dolci, 80 g di burro e 100 ml di latte. E allora ecco qui delle belle pesche, vai Don Domenico! Allora le dobbiamo tagliare sia a cubetti che a fettine, giusto? Rita? Esattamente. Noi facciamo le pesche, tu sì. Facci l'impasto, quindi cosa lavoriamo? Allora iniziamo prendendo le uova. Sì, quindi due uova si lavorano con 200 grammi di zucchero. Vi sto ripetendo gli ingredienti, signore? Eccolo qua. Quindi 200 grammi di zucchero e lavori subito, quindi abbiamo sì. Un bel composto spumoso. Chiaro e spumoso. Chiaro e spumoso. Poi aggiungiamo il burro, 80 grammi di burro molto ammorbidito, così fate prima, e 100 ml di latte. E poi alla fine aggiungiamo la vanillina, sì. Giusto? La bustina di vanillina, la farina, 200 grammi di farina, e poi una bustina di lievito per dolci. Ed il nostro composto è già pronto. Pronto, quindi finiamo di tagliare le pesche per vedere come va a finire questa torta. Ripassiamo insieme i passaggi di tutte queste buonissime ricette. Per i cestini di uova al forno stendete la pasta sfoglia e ritagliate con un coppapasta dei dischi di circa 12 cm di diametro. Prendete poi i dischi di sfoglia e rivestite uno stampino da muffin precedentemente imburrato e infarinato e con i rebbi di una forchetta bucherellate nel fondo. Spennellate con l'olio il bordo del cestino. Poi mettete in forno a 180 gradi per circa 6 minuti. Estraete gli stampini dal forno. Posizionate sul fondo di ogni cestino una fetta di formaggio. Riempite un uovo all'interno di ogni contenitore, condite con sale e pepe e infornate di nuovo a 180 gradi per altri 12 minuti. Togliete dal forno e cospargete con un po' di prezzemolo. Per i paccheri cremosi con carciofo e zafferano, pulite i carciofi, tagliateli a spicchi e metteteli in una ciotola con acqua fredda e succo di limone per evitare che anneriscano. Scolateli e metteteli in padella con un filo di olio, un po' di cipolla tritata, fateli rosolare e aggiungete il brodo. Aggiungete anche un pizzico di sale e lasciate cuocere per circa 20 minuti a fuoco basso e con il coperchio. Nel frattempo buttate anche i paccheri in acqua bollente e salata. Poi preparate la crema. In una ciotolina sciogliete con dell'acqua calda lo zafferano. Lavorate con dell'acqua calda anche il formaggio spalmabile. Unite il tutto e lavorate bene fino ad ottenere una bella crema gialla. Scolate i paccheri e aggiungeteli nella padella con i carciofi. Unite anche la crema allo zafferano e mantecate. Per la torta gelato cuore di panna, frullate subito i biscotti, fondete il burro e lavorate i biscotti fusi con il burro. Mettete il composto sul fondo di una tortiera e pressate con un cucchiaio per far sì che il composto aderisca bene. Mettete la tortiera nel congelatore mentre preparate la farcia del gelato. Montate la panna, lavorate il latte condensato con lo zucchero a velo. Unite la panna alla crema di latte, versate la crema ottenuta nella tortiera e livellate con cura. Nel frattempo sciogliete a bagnomaria o nel microonde il cioccolato fondente. Versate il cioccolato sciolto sulla superficie della torta e distribuitelo in maniera uniforme. Cospargete la superficie della torta con la granella di nocciole e lasciate riposare la torta gelato in freezer per almeno 4 ore prima di tagliarla.
Per la torta di pesche velocissima, tagliate le pesche a cubetti e a fettine. In una ciotola amalgamate le uova con lo zucchero. Unite il burro sciolto, il latte, la vanillina, la farina e il lievito. Mescolate fino ad avere un composto omogeneo. E poi, una volta quindi aver fatto il composto e tagliato le pesche, cosa facciamo? Aggiungiamo i pezzetti. Aggiungiamo le pesche nell'impasto. Quindi i pezzetti di pesca tagliati a cubetti nell'impasto. Quindi si mescola tutto. E mettiamo in teglia. Una teglia imburrata e infarinata e mettiamo tutto l'impasto. Grazie. Non è finita qui, perché adesso dobbiamo infornare. A che temperatura e per quanto tempo? 180 gradi per circa 30 minuti. Che 30 minuti non sono la cottura completa di questa torta. Giusto, ci vuole di più. Almeno 40-45 minuti. Ecco, e allora cosa facciamo? Intanto questa la mettiamo in forno. Don Domenico, mettete. Poi prendiamo la torta dopo 30 minuti, quindi non sarà completamente cotta, sarà bella morbida. Sì. E questa si è cotta un po' troppo, diciamo che dovrebbe essere un po' più chiara. Sì. E cosa facciamo? E la decoriamo con le fette di pesca. Fette di pesca, che meraviglia! Sì. Quindi decoraci questa bellissima torta, la rimettiamo in forno. La rimettiamo in forno. Per quanto tempo? Per 10 minuti, al massimo 15. Però adesso, ecco, aggiustiamo la torta. Don Domenico ha in serbo una sorpresa per tutti noi. Un bel pensiero per tutti noi. Difatti oggi ho pensato di chiudere, ecco, questa puntata con una preghiera a Santa Rita. A Santa Rita, modello di vita. Santa Rita da Cascia, modello delle spose, delle mamme, di famiglia e delle religiose. Io ricorro alla tua intercessione nei momenti più difficili della mia vita. Tu sai che spesso la tristezza mi opprime perché non so trovare la via d'uscita in tante situazioni dolorose. Ottienimi dal Signore le grazie di cui ho bisogno, specialmente la serena fiducia in Dio e la calma interiore. Fa che io imiti la tua dolce mitezza, la tua forza nelle prove e la tua eroica carità e chiedi al Signore che le mie sofferenze possano giovare a tutti i miei cari e che tutti possano essere salvi per l'eternità. Grazie. Don Domenico, con queste parole ci avete fatto commuovere tutti, in particolare i devoti di Santa Rita, è vero, signori assaggiatori? Quindi le dedichiamo tante rose e tutto il nostro pensiero, grazie di queste belle parole, grazie a Rita Aprile e alle sue buonissime ricette e grazie a tutti voi amici a casa. Alla prossima ricetta. Arrivederci. Arrivederci.